Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. La consacrazione a Maria può essere chiamata anche una perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse del Santo Battesimo. Il battesimo ci introduce nel cammino della fede, la consacrazione ci introduce nel cammino della perfezione cristiana. La vera devozione a Maria, spiegata da San Luigi Grignon di Montfort, completa, rinnova e perfeziona il battesimo. San Luigi lo spiega in questo modo. Ogni cristiano, prima del battesimo, è schiavo del demonio perché gli appartiene. Egli rinuncia a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, precisamente nel suo battesimo, da sé o per mezzo del padrino e della madrina, e sceglie Gesù Cristo per suo padrone e salvatore sovrano per dipendere da lui in qualità di schiavo d'amore. È ciò che si compie con la presente devozione. Si rinuncia, come è indicato nella formula della consacrazione, al demonio, al mondo, al peccato e a se stessi, e ci si dona interamente a Gesù Cristo per le mani di Maria. Anzi, si fa qualche cosa di più, perché nel battesimo si parla ordinariamente per bocca altrui, cioè per mezzo del padrino o della madrina, e non ci doniamo a Gesù Cristo che inconsciamente, mentre in questa devozione ciò avviene volontariamente e con cognizione di causa. Ma qual è la formula di consacrazione a cui San Luigi si riferisce? La formula originale non figura nel manoscritto della sua opera, che è pervenuto a noi privo della prima parte degli ultimi fogli, ma si tratta con tutta probabilità del medesimo atto di consacrazione a Gesù Cristo sapienza incarnata per le mani di Maria che troviamo in un'altra sua opera, L'amore di Gesù eterna sapienza. Ed è questa la formula che utilizzano tutti coloro che vogliono consacrarsi a Maria secondo il metodo insegnato da San Luigi Maria Grignon di Montfort. La parte centrale della consacrazione è questa. Io, e qui si pronuncia il nome, peccatore infedele, rinnovo e ratifico nelle tue mani i voti del mio battesimo, rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità, alle sue opere, e mi do interamente a Gesù Cristo sapienza incarnata per portare dietro a lui la mia croce tutti i giorni della mia vita. E affinché io gli sia più fedele che per il passato, ti scelgo oggi, o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste per mia madre e padrona. A te come uno schiavo io abbandono e consacro il mio corpo e l'anima mia, i miei beni interni ed esterni e il valore stesso delle mie buone opere, passate, presenti e future, lasciandoti l'intero diritto di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene, senza alcuna eccezione, a tuo piacimento, per la maggior gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Con questa devozione, spiega San Luigi al numero 142, si offre e si consacra tutto ciò che si è e tutto ciò che si possiede alla Santissima Vergine, affinché nostro Signore riceva per mezzo suo la gloria e la riconoscenza che gli si deve. Riconoscendoci indegni e incapaci di avvicinarci alla sua maestà infinita da noi stessi, ci serviamo della intercessione della Santissima Vergine. Avvicinandoci a nostro Signore non da noi stessi, ma attraverso l'intercessione della Santa Vergine, noi compiamo un atto di perfetta umiltà. Il santo lo ha ricordato tante volte nel trattato. Il segreto della gloria di Maria è la sua umile e perfetta dipendenza da Dio. L'umiltà deve essere la caratteristica dei veri devoti di Maria che con questo atto di consacrazione si fanno totalmente dipendenti da lei per amarla e servirla più perfettamente e attraverso di lei servire e amare più perfettamente Gesù Cristo. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.